Dunque, allora, io vi invito stasera, a una specie di viaggio, ambiguo, perché comunque sono storie dolorose, perché comunque, io più mi occupo, di questo argomento, purtroppo, che è l'argomento delle rotture amorose, e più mi rendo conto di capirne poco, cioè in qualche modo, essendo un argomento che ci riguarda tutti, è difficile riuscire, no, a elevarsi sopra e a dire, sia a dare ricette che a dire perché le cose vanno come vanno, no? Perché in qualche modo, perché c'è questa strana costellazione che un po' diciamo, è lo specchio nascosto, della costellazione dell'amore, cioè in qualche modo. I lasciamenti sono ciò che viene nascosto dell'amore, ciò che soprattutto nella nostra società, non è che sia una delle cose più simpatiche, né da raccontare né da raccontare a se stessi. Cioè, una delle caratteristiche della nostra società è che proprio, quando pensiamo che sia finito un amore, in genere cerchiamo di buttarlo insieme alla persona il più lontano possibile, no? Proprio di sbarazzarcene. Quindi c'è un'attitudine un po', diciamo, da discarica, oppure da, a volte nemmeno da discarica un compostaggio oppure una differenziata. Proprio c'è, cioè, l'idea di fondo è più lontano, più nascosto e più definitivo, e meglio è. Allora, questo però, in parte è dovuto al fatto che in generale nella nostra società, e poi vi dico perché io, insomma, io, il mio mestiere è fare l'antropologo, e quindi io faccio dei paragoni con altre culture. Allora, la nostra società, per motivi un po' misteriosi, è una società che ama soffrire d'amore. Cioè, che in qualche modo, si esercita da molti secoli su questa strana, contraddizione, che è l'idea che in fin dei conti, è fantastico se c'è l'amore, l'amore è una delle cose più cantate e più lodate, però l'amore, perché sia amore, deve essere un amore passione, e quindi deve essere un amore che è soggetto anche ai cambiamenti della passione, alle fluttuazioni della passione. E quindi ovviamente è soggetto anche al fatto che la passione può avere una sincope, no? Che la passione può improvvisamente, a un certo punto, così come è venuta, può a un certo punto, sparire. Allora, però questa cosa che dovrebbe essere in qualche modo nei nostri cromosomi, cioè noi dovremmo essere abituati al fatto che, visto che crediamo nell'amore, che l'amore ci entusiasma, però in fin dei conti accettiamo come un fatto normale il fatto che gli amori finiscano. In realtà non è così. E in realtà invece, per noi il fatto che un amore finisca ci sorprende sempre moltissimo. Ma come mai? Ma ci sorprende in entrambi i casi, sia se siamo quelli che lasciano, sia se siamo i lasciati. Cioè, è come se uno, alla fine dell'estate dicesse: ma oh, e l'estate dov'è? Cioè, è come se non ci fossimo abituati al fatto che c'è un ciclo delle stagioni, no? E molto spesso gli amori sono delle cose che hanno a che fare col tempo, cioè che hanno a che fare con l'accettazione del fatto che ci sono dei tempi, no? Quindi, però non è così. Però invece noi ci stupiamo sempre, che un grande amore possa finire, ci stupiamo sempre che un'altra persona che ci ha amato improvvisamente, non si capisce per quale motivo, le viene questo disfizio rispetto a noi. E allora io mi sono chiesto, da antropologo, perché ci ho scritto un libro, che è un libro, tragicomico, perché una delle caratteristiche delle storie d'amore finite è che ogni tanto, dopo qualche anno, quando uno è riuscito a sopravvivere, riesce addirittura quasi a sorriderne, e a volte a riderne, soprattutto sono i vostri amici che ne ridono, non voi. Però insomma, però accade, cioè accade che purtroppo queste storie, che sono storie di grande sofferenza, però suscitino anche una certa ilarità, soprattutto perché sono storie che si ripetono, cioè sono storie che ognuno di noi vive come se fossero il terremoto, no? La cosa più strana e più improvvisa. Ma in realtà poi dice: vabbè, sì, dai,
certo, anche a me a quello lì è successo, al vicino. Cioè, la cosa che più ci insulta è che quando noi raccontiamo col cuore spezzato la tragedia che ci è successa, c'è il nostro amico che dice, vabbè dai, ma insomma è uguale a quello che è successo a tuo cugino. Cioè, questa cosa fa molto male. Allora, questo, però appunto, io sono pieno di interrogativi, nel senso che mi chiedo perché la nostra società ancora non è brava a gestirsi i dolori d'amore, no? Io quando ho scritto questo libro l'ho fatto in qualche modo con un intento un po' missionario, che era l'intento di dire, ma cerchiamo di soffrire meno. Cioè, in fin dei conti, l'amore è una cosa molto bella, però se si trasforma in qualcosa che deve strapparci l'anima, cioè non ha senso. Quindi in qualche modo cerchiamo di essere un po' buddisti dal punto di vista dell'amore, cioè di accettare che esiste un'immanenza e anche un aspetto transeunte, no? Cioè che l'amore fa parte di queste costellazioni magnifiche, che però sono, come in tutte le costellazioni della vita, delle cose in cui ovviamente non esiste l'immobilità, non esiste la permanenza, esiste l'impermanenza, che è una bellissima idea, per esempio dello Zen giapponese, che è una bellissima idea di molta filosofia orientale. Cioè l'idea di fondo che in fin dei conti più accettiamo che le cose hanno un inizio e una fine e meno soffriamo. In realtà noi non ci siamo riusciti, cioè in realtà, e io mi chiedo sempre perché, perché noi siamo una civiltà cristiana, quindi è una civiltà che da un certo punto di vista dovrebbe essere educata a non esagerare le passioni, no? A non prendere troppo sul serio sia le gioie che i dolori. Però invece non è così, perché probabilmente nel fondo invece c'è molta assimilazione nella nostra cultura tra l'amore umano e l'amore divino, e quindi noi vorremmo che l'amore umano fosse un amore permanente come l'amore divino, no? Però lì c'è uno strano equivoco che non è mai stato chiarito. Ripeto, in altre culture non è così, sono delle culture che sono educate all'impermanenza, sono culture in cui la gente sa che gli amori finiscono e che quindi bisogna goderseli, bisogna viverli, però poi non bisogna fare una tragedia se gli amori finiscono. Però che cos'è che ci imbarazza nella fine degli amori? Che cos'è che ci rende la vita difficile? Cioè, una strana ambiguità, perché gli amori finiti sono delle presenze assenze. Noi abbiamo moltissime difficoltà ad avere a che fare con la presenza, no? Anche in amore, cioè la presenza dell'amato in amore è qualcosa che ci mette in difficoltà, perché noi vorremmo moltissimo la presenza dell'amato, però è anche vero che la presenza dell'amato non è che si dà a noi così facilmente, no? Non si dà a noi molto spesso come vorremmo, non si dà a noi nei posti, nei tempi, nei modi, no? E quindi l'amore è un grandissimo imbarazzo affascinante nei confronti della presenza altrui. Ora, questa cosa, quando la presenza diventa assenza, è ancora più complicata, perché l'assenza dell'essere amato è una presenza. Cioè, l'assenza dell'essere amato fa rumore. Cioè, l'essere amato, quando se ne va, lascia una scia come le lumache, no? In cui restiamo in qualche modo impastoiati. Cioè, in qualche modo, il vero problema, ed è per questo che io parlo di congedi, il vero problema è prendere congedo e dare congedo. In italiano non sono due cose uguali, perché prendere congedo in realtà è qualcosa che ci ricorda un po' anche una certa arte di vivere, cioè la capacità di salutare o di distaccarsi da un posto in maniera da veri gentiluomini, da vere gentildonne. Ma dar congedo invece ci ricorda moltissimo il licenziamento, no? Il fatto che io do congedo, e quindi le due cose non sono uguali, però molto spesso dar congedo è molto più difficile che prendere congedo. Cioè, noi abbiamo una stranissima relazione con la presenza altrui, con una presenza che è una presenza desiderata, che è una presenza amata, e non riusciamo a lasciarla andare. Questo è un vero problema, perché noi siamo impastoiati in questa confusione tra presenza e assenza, che è una chiave fondamentale. Guardate, non è soltanto una chiave dei rapporti
d'amore, è anche una chiave di moltissime altre cose, cioè a noi riesce molto difficile congedarci e congedarci da cose a cui teniamo, no? Questo vale un po' meno per gli oggetti, perché per fortuna abbiamo inventato il consumismo e quindi degli oggetti riusciamo a sbarazzarci. Però per le persone è molto più complicato, cioè noi non abbiamo un alfabeto per vivere l'assenza. Ed è per questo che io stasera voglio raccontarvi una storia che secondo me è una storia molto bella, ma è anche una storia che io chiedo a voi di interpretare, perché ci sono mille interpretazioni di questa storia, eh? Ed è una storia classica di questa stranissima compresenza di presenza e assenza. Guardate, questa cosa a me ha sempre molto stupito che esistano culture dove, per esempio, i morti sono delle persone di cui bisogna veramente sbarazzarsi. Cioè, per esempio, io ho vissuto per un periodo in Vietnam e la cosa che mi impressionava è la mancanza in Vietnam di monumenti ai 2 milioni di morti che sono morti durante la guerra del Vietnam. Voi andate in giro anche per i posti bombardati, per i posti che sono stati luoghi di guerra, e non ci sono monumenti. Perché? E allora, quando voi cominciate a conoscere un po' meglio la cultura vietnamita, capite che la cultura vietnamita è una cultura in cui il senso del presente e della contingenza è importantissimo, per cui i morti non devono intralciare i vivi, anche se sono morti importanti, anche se sono morti che sono morti per noi in qualche modo, no? Però cioè in questa cultura c'è l'idea molto forte che i morti sono ingombranti e quindi bisogna dare loro congedo, cioè è importante che loro non continuino a tornare nella nostra vita. Sapete che una delle figure più forti delle fiabe europee, ma anche del folklore europeo, sono i revenants, che sono i morti che ritornano, su cui poi hanno costruito dagli zombie. Perché questa è in qualche modo un tema molto forte, cioè l'idea di fondo che quelli che se ne sono andati non se ne sono andati. Ora, questo che vale per quelli che se ne sono andati, vale anche nella nostra cultura per quelli che sono ancora vivi ma se ne sono andati. Cioè, in qualche modo c'è una strana incapacità vera di distaccarci, no? Di pensare, per esempio, una delle cose su cui sarebbe interessante lavorare sono i sogni che uno fa dei propri amori passati. Cioè, è impressionante quanto gli amori passati ritornino nei sogni, no? È impressionante quanto tornino come se fossero ancora gli amori presenti, no? E poi allora uno si sveglia la mattina, cerca di dire un attimo, ma come mai ho sognato quella che non vedo più da 20 anni e che probabilmente non avremmo più niente da dirci, no? Però uno la sogna come era nel momento in cui vi amava o nel momento in cui l'amavate, no? Cioè c'è questo fatto che noi, proprio i sogni sono una specie di marmellata e uno non riesce se non a muoversi un po' invischiato, per cui i sogni hanno un'impertinenza, cioè vi portano delle cose che vi dite, ma che c'entra, quella l'avevo completamente rimossa, perché dovrebbe tornare, no? E allora, però, questa cosa è impressionante, perché queste presenze simulano il presente dentro di noi. Cioè, non solo sono presenze perché c'è una memoria, ma la cosa impressionante dei souvenir d'amour, dei ricordi d'amore, e che hanno questa maledetta capacità di simulare il presente, non il passato. Cioè, noi siamo nei confronti dei nostri amori passati in una situazione imbarazzante, perché non riusciamo mai veramente a metterli nel passato, no? Ritornano come se fossero presenti. Ovviamente voi la mattina, dopo che vi svegliate e sognate il vostro più grande amore che avete perduto per stupidità, perché non era il tempo giusto, siete spinti, cioè adesso prendo il telefono e la chiamo, e poi dite, ma perché? No, un attimo. Cioè questa cosa molto, molto forte del fatto che c'è un contrasto tremendo tra il principio di realtà che vi dice, ma sei proprio scemo, ma mica vuoi perché non è che chiamerai lei col prefisso del passato, chissà qual è il prefisso del passato,
sarebbe interessante capire, se lo scopriamo poi lo vendiamo alla Vodafone, però, però insomma, capite, in questa cosa c'è una stranissima situazione che è particolarmente forte, probabilmente per noi occidentali, cioè noi abbiamo una maniera di sognare gli amori e gli amori passati che è tutta particolare e su cui probabilmente è costruita gran parte della letteratura del Novecento, cioè in questa cosa del fatto che gli amori rimangono fantasie anche dopo che sono finiti, no? Con tutte le frustrazioni, col fatto che noi ci ritroviamo la mattina quasi a piangere perché ci siamo ricordati lo strappo dolorosissimo, no? Cioè ci riviviamo proprio quel sentimento lì. Quindi questa è una cosa, cioè la nostra costellazione emozionale di noi, io parlo della nostra società, ci impedisce in qualche modo di guardare il passato come se fosse una cosa compiuta. E quindi è come se continuamente tornasse. Ovviamente siamo figli, no, di qualcuno che ci ha spiegato che l'inconscio in qualche modo ha più ragione di noi, e quindi è giusto che torni, che ci riprenda, che tiri fuori i desideri sopiti. Però insomma, però è vero che abbiamo un rapporto molto strano con queste cose. Allora, io vi racconto una storia adesso. La mia sfida è, visto che io amo moltissimo raccontare e amo molto meno mostrare immagini, io invece questa volta vi racconterò e mostrerò dopo delle immagini, perché vorrei anzitutto che voi vedeste con i vostri occhi interni questa storia che vi sto raccontando. Poi se volete vi racconto anche altre storie, però questa storia per me è una storia paradigmatica che c'entra col congedo come questo rapporto strano tra presenza e assenza. Allora, io ho un sarto, infatti mi sono vestito così un po' da gelataio per questo motivo, ho un sarto indiano che è un delinquente, cioè è un 35enne che ho incontrato in India durante un trekking sull'Himalaya e che era elegantissimo. Cioè, aveva questa giacca bianca, mentre faceva il poi era tipo in pantaloncini corti e giapponesine, però insomma era molto elegante. Allora io l'ho fermato e ho detto: ma scusa, dove l'hai presa? E lui mi ha detto: io sono un sarto. Ah, va bene, siamo diventati amici e abbiamo cominciato a viaggiare insieme, abbiamo fatto un giro di queste zone fresche del nord dell'India. E a un certo punto lui, insomma, era un tipo strano, era un tipo che poteva essere un hippie, poteva essere uno spacciatore, però aveva anche l'aria di uno molto elegante ed educato. E quindi a un certo punto ci sono cascato e mi sono fatto convincere di dargli dei soldi perché mi facesse un abito su misura, che è questo. E ovviamente lui non me l'ha fatto lì, cioè lui ha preso le misure, mi ha detto: tu lasciami 300 euro, che sono una cifra ragguardevole in India, e poi te lo spedisco. E io ci sono cascato, per cui effettivamente io ho dato 300 euro, sapendo che non li avrei mai più rivisti, e sono tornato in Italia, e però misteriosamente mi è arrivato l'abito. E quindi insomma ho detto: beh, però, in fin dei conti, e poi anche un abito che a me piace molto, tagliato bene. Allora, lui, dopodiché ho detto: che bello, che entusiasmo, dico: me ne fai un altro? Ti mando altri soldi e tu me ne fai uno blu. E allora lui, effettivamente bravissimo, mi è arrivato dopo qualche mese l'altro abito blu. Allora lui mi ha detto: adesso tu hai bisogno di due abiti invernali, quindi tu mi mandi il doppio della cifra e io ti mando due abiti invernali. E lui, allora a questo punto è sparito, cioè io gli ho mandato i soldi e ogni volta che lo chiamavo lui diceva: guarda, è la posta in India funziona malissimo. Quindi sono dei tempi, insomma. Quindi sono passati 6 mesi e io ovviamente ho capito a un certo punto che non avrei mai visto questi abiti, e insomma non è che mi sono particolarmente alterato, un po' con me stesso dicendo: guarda, un po' avrei dovuto non caderci. Però insomma l'anno dopo sono tornato in India per altri motivi e allora ero a Bombay. Lui sta a Delhi e l'ho chiamato, ho detto: guarda Diwik, che Diwik è lui, è questo di sinistra, guarda Diwik, io sono qui, lui, e lui mi ha detto: guarda,
non vorrei che tu pensassi che ho cercato di imbrogliarti. Dico, no, guarda, non ci sono motivi, non... Quindi dice, no, guarda, anzi, ti prego, io sono con la mia famiglia in Rajasthan, ti invito per una settimana e ti spiegherò tutto. E allora, insomma, io ero, volevo effettivamente mollare questo inferno in terra che è Bombay, e sono partito e sono andato, lui è di Bikaner, che è un posto tra Jaipur e Jodhpur. Allora, sono andato lì e ho avuto un'accoglienza magnifica, perché la sua famiglia è bellissima. Lui ha una famiglia che si chiama Chalani, che è una famiglia di orefici, una famiglia di sarti e anche di costruttori. E vivono tutti insieme, un'ottantina di persone, in un compound. E sono persone splendide, sono persone calde, simpatiche, divertenti. Quindi mi sono veramente sentito adottato da questa magnifica famiglia. E lui mi ha detto, era, scusami, ma io... Il punto è che a un certo punto la mia ragazza mi ha lasciato. Lui ha 35 anni ed è fuggita con un 67enne. Quindi io sono entrato in depressione e ho deciso di usare i soldi che avevo, anche i tuoi, per droghe, alcol e gioco d'azzardo, cioè onesto. E praticamente mi ha detto, era, però devi capire, a questo punto io sono anche fallito, cioè l'impresa che avevo ha chiuso, perché mi sono giocato tutto, quindi non... E quindi la mia famiglia, che è fatta da gente carissima, mi ha ripreso, mi ha ridato un lavoro, nonostante il fallimento dell'impresa, e mi ha rimesso in qualche modo in piedi. E poi ovviamente mi ha raccontato moltissimo di questa storia con questa sua coetanea, che poi è fuggita con il 67enne, e mi ha fatto leggere tutte le lettere che lui le scrive, dichiarandosi assolutamente in colpa, dichiarandosi assolutamente incapace, insomma, quindi, però insomma, questo era. A un certo punto, mentre ero a casa sua e con i suoi genitori e parenti, loro mi hanno detto, guarda, abbiamo deciso, ci sei molto simpatico, quindi adesso ti raccontiamo la storia della nostra famiglia. E mi hanno raccontato la storia del fondatore della dinastia recente di commercianti, che loro chiamano Bapu. Bapu significa nonno, fondamentalmente, e che era un signore molto bello, molto elegante, che faceva anche lui lo stilista, il sarto in qualche modo. E mi hanno detto, cioè, nostro nonno era una persona straordinaria, una persona che sapeva vivere, come dicono i francesi, un bon vivant, era qualcuno che sapeva anche godersi la vita. Era molto innamorato di sua moglie, andavano in giro, si divertivano, però poi, insomma, era anche una persona molto creativa, quindi era riuscito a inventarsi un'impresa che funzionava benissimo, di gioielli, vestiti e anche costruzioni. Però a un certo punto questo nonno, quando aveva 55 anni, sua moglie improvvisamente è morta. E lui, che era un uomo, come si può dire, tutto di un pezzo, si potrebbe dire, ha deciso dall'indomani di diventare sua moglie. Cioè ha deciso di mettersi i vestiti di sua moglie, le scarpe di sua moglie, i gioielli di sua moglie, di vivere così per il resto della sua vita. Lui è morto 2 anni fa, a 92 anni. Quindi in qualche modo è vissuto per altri 40 anni come se fosse sua moglie. Quindi guardate che... Allora, ovviamente la cosa impressionante è che coloro che me lo raccontavano con estrema ammirazione. E mi dicevano... nostro padre, perché me lo raccontava uno dei figli, nostro padre ha mollato tutto, ci ha messo nei guai, cioè ha mollato l'impresa, e noi eravamo giovani, siamo dovuti diventare quelli che gestivano questa impresa. Però questo nostro padre lo abbiamo adorato, una persona straordinaria. Pensate, lui ha smesso di lavorare, viveva in una stanza a parte in questo compound, sempre vestito come sua moglie, e andava in giro per pellegrinaggi, sempre vestito così, ed era una asceta, c'era qualcuno che mangiava molto poco, che prendeva il sole, cioè una specie di mistico in qualche modo. Però la sua mistica consisteva nel fatto che lui era sua moglie.
Ora, in più, lui andava in giro cercando di essere il più possibile la copia identica di sua moglie, e per farlo andava in giro con la foto di sua moglie sempre accanto, perché lui era il doppio in qualche modo, no? Ma non solo, ma lui lo faceva però con la coscienza di uno che sa cos'è la fotografia, quindi di uno che non è uno antico, ma di uno che in qualche modo già vive in questa idea di fondo della duplicazione, no? Del fatto che si diventa la duplicazione di una foto, no? Che cos'è una foto? Perché cosa sono le foto? Poi le foto di una persona che non c'è più, che cosa sono, che significano? Allora, e lui praticamente ha continuato a vivere così, nella stima più totale dei suoi figli, che hanno ripreso la sua impresa, e nell'amore più totale dei suoi nipoti, che sono nati, che lui era già nonna, cioè che sono nati che lui non era più, no? Quindi in qualche modo sono cresciuti già con lui che era quel personaggio. E la cosa, la mia domanda da europeo era, dico, ma non gli avete mai fatto nessuna domanda? Cioè non gli avete mai chiesto perché nonno? Che cosa? E loro mi hanno detto mai. No, la cosa era così, l'abbiamo accettata. No. Ora, e ovviamente questa cosa, a me la cosa che mi ha colpito è che me lo raccontassero, e poi hanno subito cominciato a mandarmi le foto e a mandarmi i filmati del nonno, no? Proprio come se fosse una specie di regalo speciale che mi facevano, no? E una delle nipoti, che è questa, non si vede più, vabbè, è proprio sparito. Che succede? Si è scaricato? No. Ah, si è scaricato, aiuto. Scusatemi. Allora, insomma, è una delle nipoti che non vedete, in realtà ha vissuto col nonno per 10 anni, quindi ha vissuto direttamente a contatto con lui, no? Tutto il tempo. E quindi è una persona che con particolare entusiasmo mi ha dato le foto che aveva, mi ha mandato le diapositive, mi ha mandato tutte le varie cose che... E a queste due persone, ai due nipoti, a un certo punto io ho avuto il coraggio di chiedere, ma voi che l'avete vissuto direttamente, perché l'ha fatto? No, questo, ora, la risposta più straordinaria me l'ha data il delinquente, il sarto. Perché mi ha detto, ah certo, lui l'ha fatto perché negli abiti di sua moglie c'era l'odore di sua moglie. Quindi in qualche modo l'ha fatto perché il segno della presenza che restava della moglie era l'odore degli abiti. Che è interessante, no? Perché come se il profumo di una persona fosse, fosse l'emanazione in qualche modo, no, della stessa persona, della presenza. E l'altra cosa che dopo mesi ho avuto il coraggio di chiedere invece alla nipote era, dico, ma senti, ma ditemelo, ma lui che faceva? Cioè che significa che era diventato sua moglie? Aveva la voce in falsetto, aveva cambiato voce? Allora mi ha detto no, assolutamente era un uomo. Diceva, ho chiesto, ma scusatemi, ma faceva i lavori di casa? No, per niente. L'unica cosa che faceva era che si cuciva i vestiti da donna, perché era un sarto molto bravo. Quindi loro mi hanno detto, guarda, lui non è mai stato effeminato, assolutamente. Cioè, era qualcuno che questa cosa la faceva per altri motivi, ma non è che lui ha cambiato sesso. Quindi capite com'è difficile anche leggerla per noi questa storia, perché in realtà uno potrebbe dire, ma questo ce l'aveva dentro, cioè in qualche modo era uno che non aspettava se non il momento in cui poteva cambiare sesso, e invece non è questo, perché non è stato un fatto di sessualità, non ha cambiato sesso, è stato diverso, e lui è diventato l'altra persona, che è una cosa abbastanza diversa, cioè lui è diventato sua moglie. Ci siamo? Evviva! Allora, adesso vi farò vedere queste foto e voi sentirete sul fondo una canzone che lui ascoltava
che si chiama Rangrez, che è un'antichissima, che è un'antichissima canzone sufi. In quest'area dell'India c'è una fortissima presenza di tutta questa grandissima mitologia dell'amore, che è la mitologia del Ghazali. I Ghazali sono i canti d'amore a Dio, sono i canti d'amore dei sufi, no? Che cantano il proprio amore a Dio, che però sono diventati dei canti che sono stati assunti da Bollywood. Cioè il cinema di Bollywood ha fatto propri questi canti, che sono canti mistici. E c'è un film molto bello che si chiama Daily Six, che è la storia d'amore tra un indù e una musulmana, in mezzo agli scontri che sono avvenuti a Delhi. E questa è la canzone che di fondo va durante il film. E la canzone si chiama Rangrez. Qualcuno di voi ricorda chi era Nusrat Fateh Ali Khan? Era un uomo gigantesco pakistano che cantava delle canzoni sufi, che era anche famoso perché ha suonato con un po' di jazzisti, di gente nostra. Insomma, questa canzone dice, che voi sentirete, dice: tu sei il tintore. E sì, ovviamente si rivolge a Dio, Rangrez è il tintore. E tu ci immergi nei vari colori e sai perfettamente in che proporzioni immergerci nei vari colori. Quindi noi siamo in qualche modo i tuoi tessuti, siamo coloro che tu tingi, no? Quindi guardate che il fatto che quest'uomo sentisse questa canzone, cioè, racconta anche molto altro. Ecco, insomma, avete visto questa cosa che io ogni volta che lo guardo mi impressiono moltissimo, perché intanto c'è dentro la storia di una vita, di una persona che ha vissuto con estrema costanza una cosa. E poi appunto più lo osservo e più mi rendo conto dei suoi cambiamenti, del fatto che nelle prime foto si vede effettivamente che è un uomo tormentato, che è un uomo... E poi invece verso la vecchiaia è come se in qualche modo in parte diventasse più sua moglie, cioè assume dei caratteri molto più femminili, e poi è come se in qualche modo si rilassasse, cioè come se ci fosse una specie di rest, no? Lui ha una specie di finalmente pacificazione. Allora, perché questa storia a me dice moltissimo, sulle separazioni? Perché in realtà questo è un congedo perfetto, però lo è nel senso che lui ha scelto la via più radicale, cioè quella di non staccarsi mai. Guardate che la cosa impressionante è che in India una cosa del genere non è per niente prevista, perché in India, come in altre culture d'Oriente, i morti devono andare via, se no non possono reincarnarsi. Quindi quest'uomo, per amore, in qualche modo ha anche infranto una sua fede, no, nel fatto che poi c'è un ciclo, cioè in qualche modo lui si è rifiutato all'idea che sua moglie fosse sparita, e pur di non farla sparire è diventato lui sua moglie. Quindi è veramente una storia stranissima. Ora ovviamente cioè noi l'avremmo messo in manicomio, cioè l'avremmo mandato da uno psicanalista, gli avremmo detto: babbo, nonno, curati, no, basta, non ci pensare più, no? E invece lui, in qualche modo, la cosa straordinaria è che di fronte, no, al principio di realtà, del fatto di dire ma la vita va avanti, lui ha detto no, che c'entra? E quindi ha testimoniato in qualche modo, ha immobilizzato il tempo, no? Ha testimoniato con la sua persona il fatto che lui non accettava questa sparizione. Quindi guardate, dentro c'è, potete leggerci quello che volete. Infatti a me la cosa che mi interesserebbe è capire che cosa ci leggete voi, perché secondo me ognuno ci legge una propria dimensione. Però io, da quando ho conosciuto questa storia, ho cambiato anche l'ottica nei confronti del discorso dei congedi e dei lasciamenti, perché in realtà è difficile essere ragionevoli nei confronti dei lasciamenti, come è difficile essere ragionevoli nei confronti delle sparizioni, no? Cioè, ovviamente i lasciamenti non sono dei lutti, però al 50% lo sono, eh?
nel senso che se voi non potete più vedere una persona che amate, addirittura a volte è peggio, perché in qualche modo voi sapete che quella persona continua a vivere e voi non la potete più vedere, quindi c'è una sofferenza molto forte. Allora, la cosa che a me sembra importante intanto è la testimonianza del fatto che la sofferenza vale. Cioè lui in qualche modo ha detto, vabbè, io ho scelgo questa strada, divento la sofferenza vivente di una sparizione. In realtà lui ha fatto un'operazione molto di inversione, cioè è diventato lui il morto e ha fatto diventare lei la vedova di lui, no? Cioè lui è sparito al mondo e lei è rimasta nel mondo, quindi anche questo è un'inversione interessante. Però anche questo ha a che fare, no? Con questo strana, con la nostra capacità, con la nostra incapacità di relazionarci con l'assenza, no? Lui ha scelto, diciamo, il livello zero, probabilmente, o il livello più alto, no? Di rapporto con un'assenza. Noi possiamo scegliere nelle nostre storie personali, diciamo, di modulare il livello di assenza che siamo capaci di sopportare. Ovviamente, diciamo, se volessimo essere saggi e seguire le prescrizioni del medico, dovremmo pensare che qualunque livello di assenza che viene mantenuto come presenza è una malattia. Ma non è così. Cioè, in fin dei conti, c'è qualcosa di talmente profondo in un legame che si è stabilito d'amore, che anche se quel legame finisce, c'è qualcosa che rimane. C'era uno dei più grandi filosofi italiani che si chiama De Gregori, che ha fatto una canzone che si chiama E qualcosa rimane, no? Allora, però, perché effettivamente il vero tema è cosa sono i resti? Cosa rimane? Cosa rimane di una persona che vi ha lasciato? O che avete lasciato? Cosa rimane di una persona che se n'è andata, no? I resti sono, nella nostra società, la cosa più imbarazzante da trattare. Tant'è vero che li deleghiamo, in genere, all'azienda municipale. Però sono veramente la chiave del nostro stare al mondo. Cioè, se noi siamo capaci di venire a patti con i resti delle nostre storie d'amore passate, allora probabilmente molte cose cambiano, perché in realtà quello che è bello in questa storia è che quest'uomo ha avuto una vita piena, cioè lui si è riempito di un'assenza, lui ha dato senso a un'assenza, che è una cosa che noi non siamo così facilmente capaci di fare, no? Perché ci convinciamo niente che bisogna sbarazzarsi, che bisogna andare avanti. Ora, che è sano, è giusto, si soffre molto meno. Però, nella sofferenza di fronte a un'assenza, c'è un fondo molto importante del valore che diamo alla nostra vita come biografia. Cioè, noi non possiamo prescindere dal fatto che noi siamo una biografia a noi stessi. E se uno comincia a cancellare le storie d'amore che ha avuto, della propria biografia rimane ben poco. Per cui è fondamentale che uno venga a patti con la propria biografia. Ora, ci sono vari modi di farlo. Il modo migliore è andare su Facebook e vedere che fine ha fatto la vostra prima fidanzata e cercare di capire che è profondamente infelice, perché in genere, anche se da 30 anni non vi vede, voi siete convinti che da quando non vi vede la sua vita si è trasformata in peggio. E tra l'altro Facebook ha aumentato moltissimo questa cosa, che la gente recupera tutte le ex e tutti gli ex. Non solo, ma Facebook ha reso lo stalking ancora più pesante, perché in realtà è difficile lasciare ormai chiunque, perché tanto lo ritrovate sempre su Facebook a un certo punto, no? Quindi, però mi hanno detto oggi che hanno inventato un'application per bloccare tutti gli ex, quindi insomma questo già significa che il nostro livello di civiltà è aumentato. Però in tutto questo, insomma, guardate, cioè la cosa molto bella di queste vicende è che sono vicende terra-terra. Cioè, sono veramente quella che uno dice la nostra miseria umana. E sicuramente lo è anche, perché stiamo malissimo. Perché comunque i nostri amici non ci sopportano più. Quando uno viene lasciato, in genere racconta la stessa storia ai propri amici per 2 o 3 mesi. Ed è un momento fondamentale in cui uno capisce effettivamente che gli amici vi vogliono veramente bene. Però
Però, e quindi veramente è un momento in cui c'è una specie di auto-umiliazione fortissima, no? Allora, però nonostante questo, queste cose che sembrano banali, sono cose che hanno una nobiltà estrema. È un po' questo anche il motivo per cui l'unico modo di eradicare la violenza, no, nei lasciamenti, è proprio quello di fare prendere sul serio alle persone il proprio dolore, non di dirgli il tuo dolore non vale nulla, no? Cioè, in qualche modo c'è una riabilitazione del dolore d'amore che è fondamentale se vogliamo che la gente non viva i lasciamenti come qualcosa che è impossibile, no? Cioè, c'è un'arte di soffrire che è fondamentale, perché uno può anche stare benissimo di salute, però poi insomma ti lascia una e sei distrutto, no? Quindi è un ottimo modo per dimagrire, essere lasciati. Però in tutto questo, allora io vorrei, adesso forse abbiamo superato il tempo, no? Cioè, vorrei un po' rivolgere a voi diciamo, la domanda di riflettere su questo tema. Io continuo a interrogare i nipoti, continuo a parlare con... perché è una storia che mi prende moltissimo, e perché quest'uomo in qualche modo è un uomo che io non riesco a capire, eh? Cioè non riesco a mettermi nei suoi panni, si potrebbe dire. Guardate, la cosa impressionante è che lui, per me, ma questa è la mia teoria, l'ho spiegata ai parenti e non erano d'accordo, io ho detto, ma può darsi che lui volesse essere ridicolo? Cioè che nel suo essere ridicolo c'è una forma di ascetismo? Cioè che il fatto che lui fosse così maschile e che si travestisse lo rendesse talmente visibile che lui in qualche modo viveva, no, come una specie di penitenza il fatto di essere ridicolo. E loro mi hanno detto no, assolutamente, non solo, ma nessuno lo prendeva, nessuno pensava che lui fosse ridicolo, cioè nessuno pensava che lui vestito da donna come sua moglie fosse ridicolo. Quindi in qualche modo, pensate, quest'uomo poi è diventato una specie di faro in tutta la regione, cioè la gente andava, gli chiedeva consigli, mi raccontava il nipote che lui era un uomo che diceva sempre ma vivete, divertitevi, bellissimo, cioè in qualche modo spingeva gli altri a relativizzare moltissimo, no? E quindi proprio a vivere la vita pienamente. Quindi in qualche modo era un faro di libertà, non era un faro di costrizione lui. Va bene, allora se volete io mi fermo qui e aspetto le vostre domande, se no se volete vi racconto altre storie di lasciamenti che voi troverete. Le storie di lasciamenti sono tutte uguali più o meno, quindi in questo libro sono 5 pagine dedicate alle frasi che si possono dire per lasciare qualcuno, e sono più o meno, le avete dette tutte, sono più o meno tutte le stesse, non c'è molta differenza tra quello che dicono le donne e quello che dicono gli uomini. Forse le uniche due frasi diverse sono quando lei dice a lui ti lascio perché non hai capito che ti stavo lasciando. Logica ferrea. Dove lui è colpevole perché effettivamente non c'è arrivato. Cioè non... Questo io credo che soltanto una donna lo può dire. E l'altra frase, che è una frase che proprio ti fa malissimo nel profondo dell'anima, è ti lascio perché tu per me sei come un fratello. E questa è la frase più cattiva che si possa dire. E non vale il contrario. Cioè se uno dice ti lascio perché sei come mia sorella, non ha lo stesso tipo di peso, no? Va bene, quindi se volete potete fare domande. Grazie.